I will end up in a mess, fighting with someone who bothered me. Round, round, running round. Round, round, running round. Sitting in a burger bar, just keeping to myself. Eating quarter pound. Andando a sud? Sì, a sud. Me lo dovresti un passaggio. Certo. Torno subito. T'aspetto. Fighting with someone who bothered us. Round, round, running round. Round, round, running round. Allora, la vuoi questo passaggio o no? Figlio di una strada. Ehi, Daga, tu me la chiami giustizia questa? Ma ti rendi conto che mi hanno sepolto qui a vita per un piccolo sbaglio? No, no, dico, mi avevano dato 20 anni. Io ho chiesto la revisione del processo e loro me l'hanno accordato. E al processo di secondo grado mi hanno tolto i 20 anni e mi hanno dato l'ergastolo. La chiami giustizia questa? Un povero Cristo commette un piccolo errore in assoluta buona fede e te lo condannano a vita. Lo sai come andò, vero? Ero addetto alla gru, lavoravo su un tetto. Lo so com'è andata. Il giudice ha ritenuto che sganciare una trave di cemento sulla testa di tua suocera non fosse una buona azione. Lo sai come sono fatti questi giudici? Ma io credevo fosse mia moglie, avrei avuto tutte le ragioni per farlo. Già, ma tu sai come sono le donne. E come, se lo so. Te l'ho mai detto perché sono qui? Io lavoravo a una gru. Stavo proprio in cima a un tetto. Il detenuto Riordan in direzione. Il detenuto Riordan. Credo che ti stiano chiamando. Grazie. Sei proprio un amico tu. Oh, quando torni ti racconto perché sto qui dentro. No, 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 questo non è il Caesar Palace. Questo è un penitenziario, te ne vuoi rendere conto? Ma scusa, dove vuoi che le vada a trovare? Due singole confortevoli con bagno. Sì. Non me ne frega un accidente se sono raccomandati dal governatore. Ti ho detto che qui siamo al completo. Senti, tutto quello che posso darti è una doppia senza bagno. Prendere o lasciare. Ho capito, ho capito. D'accordo, ma guarda che mi si libera nel pomeriggio e te la do solo per qualche giorno. Sto aspettando un paio di ergastoli per sabato. E non saprei dove sbatterli. Sì, avanti. Oriordan, signore. Ah, sì, va bene. Vieni avanti, vieni avanti. Beh, senti, te l'ho detto, mi dispiace, ma non so cosa farci. Ascolta, senti, se non ti va bene, prova da un'altra parte. Questo non è mica l'unico penitenziario dello Stato. Come stai, Doug? Siediti. No, no, grazie. Dura, eh? Dura? Non più per te, Doug. Te ne vai, sei libero. Libero, signore? Devo fare ancora 2 settimane. Ho gente nuova che sta per arrivare e ho bisogno di spazio. E tu con la tua stazza ce ne lasci per poco, senza contare il lavoro straordinario che fai fare alle cucine. Tu lo sai quanto costi allo Stato? Circa il doppio di un intero programma spaziale. Mi fate lo sconto, eh? Te lo meriti. Se non altro per aver sopportato il vecchio team. Già, il vecchio team. Insiste a dichiararsi innocente. Già, è proprio un peccato che la suocera non senta ragione e insista a dichiararsi morta. Agente? Allora, Doug. Adesso tu fai fagotto, poi passa giù in amministrazione e portati via le chiappe di qui, ok? Grazie, direttore. L'accompagno Riordan in amministrazione, è libero. Sì, signore. Doug, in bocca al lupo. Ah, grazie, signore. Non c'è di che. Ecco, le lascio il mio Superman. Ah, è molto gentile da parte tua, molto gentile. Doug. Sì, signore. Se uno yacht ti disturbasse un'altra volta mentre stai pescando, non lo affondare. Ci proverò, signore. Mm.
e sistemo io. Ti faccio a pezzi, ti faccio. Fammene un altro. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Lo sai come sono fatto. Modestamente, anch'io ne ho riempiti parecchi di letti d'ospedale. Cili e caffè. No, bene, non c'è problema. Cosa c'è? Lì bisogna entrare col coltello. C'è da fuori, con un Che me lo ricordo, la scheggiola. Era il marcatempo del Molo 10. Io ne ho pestati tanti di gorilla, sai. Ma la scheggiola era un osso duro per tutti. Era proprio una montagna di muscoli. Com'è andata? Come hai fatto a dissossarlo? Aveva detto che non voleva farmi scaricare perché ero in ritardo. Diceva che era il regolamento. Allora io gli ho detto che non me ne fregava un bene amato del regolamento. Che volevo scaricare il mio carico e nessuno me lo poteva impedire. Allora faccio prescendere. Aschi. Mi fa, dagli un taglio o ci va di mezzo la tua spina dorsale. Prima che finisca di parlare lo agguanto e gli sparo una testata che gli spappola il setto nasale. Figurati. È il minimo. Poi arrivano due suoi scagnozzi, Jack il Toro e Caterpillar Nick. Sì, li conosco. Due gran brutte bestie. Mi vengono tutti addosso. Cercano di fermarmi. Io mi metto spalle al muro, tiro fuori il coltello e comincio a fargli qualche ricamino. Poi arrivano gli sbirri e il resto lo conosci. Ecco, ingozzati. Ehi. Fammene un altro. Non l'avete riconosciuto neanche, insomma. Ehi, portaci un'altra birra, è svelto. Un momento, faccio questo hamburger e ve la porto. Ho detto alla svelta, quel bidone di Mondezza può aspettare. Che cosa hai detto? Dici a me. Te a te. Ehi, dico, ma che sei matto per caso? Te l'ha detto mai nessuno che con le braccia ingessate si guida male? Ah, lascia andare. Una frase palurda può scappare a tutti. Adesso il signore ti chiede scusa e finisce tutto. Chiedere scusa? Di, ma chi t'ha sciolto a te, eh? Senti, amico, se vuoi farti un altro hamburger, ti serviranno i denti, quindi abbassa la coda e resta sul trepolo. Buona questa. Voglio storie nel mio locale.
Adesso ci facciamo due risate, eh? Sì. Mi dispiace deludervi, ma qui dentro l'unico a farsi due risate sarò io. Perché non ridi, eh? Ridi, ridi. Ehi, calma. Li hai sistemati in fretta, eh? Già. Gente strana. Ah, loro, eh? Lascia andare. Offro io. Grazie. Belle bestie, eh? Già. Dove siete diretti? A sud. Che ne dici di un passaggio? Perché no? Certo che è dura passare una vita sulle ruote. Da dove vieni? Da Manitoba. Se vuoi allungare un po' le gambe non ci sono problemi. Grazie, amico, ne ho bisogno. Le chiavi? Sono nel quadro. Ah, già. Rosco Fresco. Da Goriotta. Ok, Doug. Divoriamoci la strada. Ecco. Pronto, signorina, mi passi i maiali, i piedi piatti, sì, insomma, gli sbirri, mi dia la polizia. Senti, tu vieni spesso da queste parti? No, è la prima volta. In genere bazzico il nord. Certo che qui il panorama non è un granché, eh? No, ma non dura molto, tra poco cambia. Diventa peggio. Ma che sarà successo? Accendi la radio. E sono tuttora in rianimazione. I medici sostengono che i tre ne avranno per almeno 90 giorni. Sarebbe più facile rimettere insieme una scatola di grissini finita sotto uno schiacciasassi, ha commentato il dottor Bones del reparto ortopedico. Il gerente, che è stato il primo a riprendersi ad avvisare la polizia, insiste nel sostenere che il numero degli aggressori non superava le due unità. Evidentemente il poveretto non è ancora uscito dallo stato confusionale. Si ritiene infatti che la banda specializzata nel furto degli articolati sia composta da almeno 10 uomini. Lo sceriffo Cooley ha garantito la caccia a questi pericolosi criminali continuerà finché non saranno assicurati alla giustizia. E ora riprendiamo il nostro programma di musica folk. In che razza di mondo viviamo, dico io? E che ci frega? Non abbiamo fatto niente, siamo in regola, no? Chi è? Apri. Io dico che andavi troppo forte.
Troppo forte. Ma che vai farneticando, agente? Questa Geggio era inchiodato sulle 40 miglia. Ah, lascia perdere. Fammi vedere la tua patente, il tuo libretto, licenza di carico e trasporto, luogo di provenienza e luogo di destinazione. Nient'altro? No, per il momento. Che cosa vuoi? I documenti. Quali documenti? Il libretto, il carico, il luogo, il trasporto, i documenti. Ma scusa, perché li vuoi da me? Come perché li voglio da te? È tuo il camion, no? Mio? Aspetta un momento. Io ti ho solo chiesto un passaggio e tu mi hai risposto perché no. Ma come? Allora adesso scendete subito con le mani in alto. E c'è la mano in alto, eh? Chiudi il becco. Sì. Tirati sui piedi. In piedi e mettiti contro il camion. Su, andiamo. Fermi lì. Allarga le gambe. Oh, e sta attento. Guarda, gente, io non lo conosco, gli ho solo chiesto un passaggio. A proposito, come ti chiami? Ehi, tu. Lo vuoi chiudere il becco? Mi ripeto, io non c'entro niente con questo. Io sono un turista, un globetrotter. Beh, adesso hai finito di trottare, amico, almeno per una quindicina di anni. 15 anni? Tieni le mani in alto! E tieni le mani in alto, no? Sempre se siete simpatici al giudice. Adesso voltatevi e tenete sulle mani! Ce ne hanno dato di filo da torcere, Jim? Erano mesi che vi davamo la caccia. Mesi? Tira sulle mani. Ma guardi, signor vigile, che qui c'è un grosso malinteso. Senti. È così che lo chiami tu? Noi lo chiamiamo rapina continuata di camion, aggressione, danneggiamento di proprietà privata, associazione a delinquere. Fermi! O vi brucio il cervello! Gettate l'artiglieria! Alzate le mani! Più alte! Anche tu, bidone di mondezza! Vuoi farci ammazzare? Fa quello che dicono. Wilbur, se fossi in te io partirei a razzo. Ci puoi contare, Alice. Non sbirri, dentro il camion. Tu, Orango, apri il cassone. Quello sta dicendo a te. È meglio che ti dia da fare. Avanti, camminate. Sempre con la faccia verso il camion. Mi dispiace, ragazzi. Io non c'entro con questa storia. Sono pulito, io. Oh, luridi piedi piatti. Dentro, senza voltarvi! Richiudi, gorilla! Ehi, ma che significa? No! No! Non sparate! Non voglio morire! Mio Dio, li hanno ammazzati! Ma scusa, di che ti preoccupi? I piedi piatti hanno altro da pensare. In questo momento stanno cercando due cadaveri scomparsi. Se non spegni quella sirena, uno di quei due cadaveri scomparsi lo trovano di sicuro. Hai idea di dove andare? Tu vai per la tua strada e io per la mia. Sei un lupo solitario, eh? Io non sopporto neanche la mia immagine allo specchio. Vabbè, questo lo posso capire. E la tua strada qual è? Quella che mi porta il più lontano possibile. Bene, gran bel posto. Non ci sono mai stato. Vengo con te. Niente da fare, fenomeno da baraccone. Ognuno per la sua strada, è meglio per tutti. Ehi, pupa, qual è il primo aereo per Chattanooga? TWE 504 tra 50 minuti. Ah. Grazie, bellezza.
Per favore, il primo volo per Detroit. Per Detroit, Panam, volo 116 alle 12.35. Grazie. Qual è il primo aereo che parte? Il primo è l'Eastern Airline per Miami, tra 10 minuti. Grazie, molto gentile. Attenzione, prego. I signori Steinberg e Mason in partenza per Miami con il volo 041 della Eastern Airlines sono pregati di ritirare i biglietti e di presentarsi immediatamente all'imbarco. Ripeto, i signori Steinberg e Mason in partenza per Miami con il volo 041 della Eastern Airlines sono pregati di ritirare i biglietti e di presentarsi immediatamente all'imbarco. Signorina, mi scusi. Un biglietto per Miami, svelta. Mi dispiace, ma il volo per Miami è completo, signore. E ci hanno chiamato in questo momento, controlli, per favore. Ok. Oh, sì, signori Steinberg e Mason. Sì, io sono il signor Steinberg e lui è per rimesso. Ok, ecco qui due prime classi, ma è meglio che vi affrettiate se non volete perdere il volo. Grazie. Ok, prego, non c'è di che. Su, svelto, Perry. Andiamo? Ah, ah, sì, grazie. Grazie a lei. Signori Mason e Steinberg. Eh sì, siamo qui. Da questa parte, prego. Grazie. Allacci la cintura, per favore. Guardi che è allacciata. La signorina dice questo. Ah, ah. È il suo primo volo. Beh, se ha bisogno di qualcosa, chiami pure. Hai capito? Se hai bisogno di qualcosa, tu spingi questo bottone e questa bomba viene di corsa. Sì. E se dovessi vomitare, devi... Aspetta. Ecco, devi usare questo sacchetto. Se non ti guardano, mi viene da vomitare. Ci hanno chiuso dentro, siamo fregati. Beh, in genere fanno così. Prima chiudono le porte e poi c'è il decollo. Ah, ecco. Ci deve essere stato qualche intoppo serio. Già. K1 sarà furibondo. Ehi, che succede? Che ne so io. Vogliono seguirmi, per favore. Una volta ci hanno beccato, la festa è finita. Prego. Salve. Mm. Sì, sì. Un altro minuto e non ci avresti più beccato. Lo so, ma non è colpa mia. È che il mio aereo da Washington è arrivato in ritardo. Non c'è altro. Eh? Ah, beh, sì, certo, c'è un'altra cosa. E ti per io. Ecco, queste sono le chiavi della valigetta e delle manette. Ok. Buona fortuna, ragazzi, buona fortuna. C'è un'altra cosa. Quando stenderete il vostro rapporto, se poteste fare a meno di menzionare questo ritardo, lo apprezzerei moltissimo. Sì, certo, sì, come sì, no. Sì. Vi ringrazio molto. Oh!
Quello era un agente della CIA. E con questo mica l'abbiamo scippata, è lui che ce l'ha data. Già, è vero, hai ragione. Ehi, cosa pensi di fare? Voglio sparire e godermi questo fagottello. I miei guai sono finiti, amico. I nostri guai sono finiti. Coraggio, andiamo.